Immaginiamo di trovarci durante una di quelle serate tra amici a bere birra in uno di quei locali che più ci piace ed in compagnia delle persone giuste. Immagino quindi di essere con voi, con la nostra splendida community, a parlare di videogiochi come si faceva prima, in presenza, alla vecchia maniera. Dopo la seconda birra da 50 inizia ad essere smaliziato, almeno io, e avendo mollato un po' i freni inibitori, intavoli una discussione che se fossi sobrio ti imbarazzerebbe fare. Ragazzi, il gameplay dei i giochi degli ultimi anni. Vi piace? Sono quelle domande a cui pensi ogni volta che inizi un gioco nuovo o provi una demo. Questi giochi dalla grafica spaccamascella, dal comparto artistico ispiratissimo, dal level design ipercurato e dalla storia che, guarda, è un capolavoro cinematografico. In questi anni ho giocato a titoli come Cyberpunk e tutti conoscete Cyberpunk. L'ho apprezzato tantissimo per la storia, ma il gameplay purtroppo non si è dimostrato all'altezza. E non parlo del gioco in sé, della sua progressione o le missioni. Mi riferisco a cose più di pancia, tipo il feeling delle armi, il modello di guida, le hitbox, i danni dei proiettili. Quelle cose che all'istante rilasciano dopamina e ti fanno rimanere incollato e ne chiedi poi sempre di più. Puoi fare un'animazione di ricarica fantastica, ma se poi spari ad un cactus ed il cactus non esplode in mille pezzi, mi lasci come con un coito interrotto. Puoi fare gli interni delle autovetture dettagliatissime con contagiri funzionanti e mille altre chicche e poi se spari alle gomme non si bucano. Insomma, evviva l'outsourcing. Fortunatamente ci sono stati titoli come Hades e Dead Cells che hanno tentato di ribilanciare la situazione. Qui gameplay e level design si mescolano creando un cocktail dal gusto rotondo e deciso, ma sono pochi casi isolati, purtroppo. L'anno scorso ho giocato a Deathloop e a Ghostwire Tokyo e al di là di una ventata di freschezza in un genere ormai trito e ritrito, ho trovato questi due titoli un po' troppo pesanti nel sistema di puntamento, o meglio non così fluido ed efficace rispetto a degli FPS un po' più rodati. Oggi mi sembra ci si soffermi molto sul level design, sulla direzione artistica, sul taglio cinematografico, invece di chiudere un gameplay appagante e soddisfacente. Esempio su tutti è stato Elden Ring, il cui team di sviluppo non è riuscito, o forse non è minimamente interessato, a risolvere i problemi tecnici legati ad un motore grafico già stanco. Apriamo poi una parentesi sui menu di gioco in generale, che ormai sono diventati più complicati di un manuale di utilizzo di un Airbus A380. Starò invecchiando, ma ammetto di essermi messo a piangere quando ho aperto il menu di God of War Ragnarok. Mi sono subito perso e ci ho messo 20 minuti a capire come muovermi. Ormai le opzioni e le ramificazioni delle abilità sono così vaste da perdersi per giorni, come quelle di Valhalla o Diablo 4. A volte basterebbe assumere un grafico esperto di user interface o uno migliore, dipende. Per non parlare del recente The Last Case of Benedict Fox. Davvero ragazzi, ma un menu così poco user friendly e con scritte così piccole, ma come fai a disegnarlo? Ho capito, forse sono io che sto invecchiando. Tra le altre cose, il gioco è anche bello da vedere, il level design è davvero curatissimo, purtroppo gira con Unity e purtroppo gli sviluppatori si sono soffermati più sul level design che sul gameplay, che tra scatti, animazioni legnose, caricamenti inutili tra un livello e un altro e un posizionamento dei tasti poco efficace, me lo hanno fatto droppare quasi subito. Per concludere questo breve sclero da giocatore invecchiato ed annoiato, vi citerò il gioco dell'anno scorso che più mi ha perplesso: Sonic Frontiers. La strana sensazione una volta avviato è che ci siano stati due team di sviluppo al lavoro su due giochi nettamente diversi, un Sonic su binari ed un open world in tema Sonic. Più ci giocavo, più lo avvertivo. L'open world mi è sembrato subito un po' sterile e vuoto, con qualche buona idea hack and slash e con nemici anche fighi, e poi i livelli classici sui binari stile Sonic, molto curati e dettagliati, fortemente in contrasto con il level design dell'open world. Due facce di due medaglie diverse, insomma. Alla fine qualcuno in Sega avrà detto: ok, adesso mettiamo tutto insieme, incolliamo tutto alla meglio, facciamo uscire sto gioco, chiurimmo a bottega e diamo un cenno a fangulo. E finalmente poi c'è Redfall, dopo averlo provato non posso che dire: beh, è un gioco onesto, non sa bene cosa vuole essere. Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è.
non è il messia che si stava aspettando su Xbox, ancora no, ma alla fine è un gioco del tutto onesto per essere gratis sul Game Pass. Certo, i ragazzi di Arkane avrebbero potuto sfruttare meglio il loro datissimo Unreal Engine 4 e avrebbero dovuto implementare fin da subito i 60 fps. Forse le missioni sono un po' noiose da giocare in singolo, ma l'idea complessiva non è male e il gameplay è piuttosto piacevole. I menu sono molto comprensibili, la progressione dei personaggi e la ramificazione delle abilità sono pane al pane e vino al vino. Certo non brilla per level design o comparto tecnico visivo, ma fondamentalmente accendi, fai una partita, spegni e ti senti mediamente appagato. Per citare il mio socio, se Forspoken voleva essere solo Forspoken, allora Redfall voleva essere solo Redfall. Tutto si riassume in una frase: il vero problema non è il gameplay, ma l'hype. Tutte queste considerazioni sono puramente soggettive e le sto condividendo con voi non per creare conflitti, ma per aprire una discussione. Ormai se ne fanno troppo poche e lo scambiarsi piacevolmente idee è stato soppiantato dal commentare con livore ed odio ogni singola persona, dal pensiero non in linea con la massa. Ma voi avete giochi in collezione che per un motivo o per un altro avete droppato senza pensarci due volte? Per i più disparati personali motivi. Si cresce, il tempo per videogiocare per molti si riduce e chi lo fa da una vita ed è arrivato alla soglia dei 40 sicuramente vede questo media con occhi più critici. Titoli che vanno a stimolare tutto il sistema dopaminergico, almeno per me, si contano sulle dita di una mano e risulta quasi buffo che tra PS5 e Series X proprio un titolo come Vampire Survivors sia riuscito a tenermi davanti allo schermo con sì tanto tempo ultimamente. Ed ora, al ridosso dell'uscita di un titolo come Tears of the Kingdom, vedi gli altri in fremito. Casomai hai finito Breath of the Wild in 30 ore e ne hai giocate altre 30 andando in giro per il mondo di gioco a grindare ancora senza sosta. Ti chiedi come sarà il proseguo dell'avventura di Link, perché nonostante il bellissimo trailer e le nuove meccaniche di gioco, l'idea che sia una grande espansione proprio non te la riesci a levare dalla testa. E la tieni per te perché il mondo ne sta parlando troppo bene, del marketing spinge troppo forte, ma in fondo hai paura che sia proprio così. Ho paura che sia proprio così. Sono un nostalgico? Sono un annoiato? Sono un retrogamer romantico? E voi che cosa siete?